Il capitalismo oggi si presenta in una forma inedita, l'ho indagata più approfonditamente nel mio studio monografico Minima Mercatalia, Filosofia e Capitalismo del 2012. Il capitalismo si presenta in forma assoluta. In che senso oggi siamo abitatori coatti di un capitalismo assoluto? Essenzialmente in due sensi, convergenti e reciprocamente innervati. In un primo senso il capitalismo oggi è hegelianamente assoluto, nel senso che è pienamente corrispondente alle proprie potenzialità ontologiche. In altri termini, il capitalismo di cui siamo oggi abitatori è un capitalismo perfettamente realizzato. A differenza dell'illuminismo, che a dire di Habermas sarebbe un progetto incompiuto, il capitalismo è un progetto perfettamente compiuto, si è realizzato perfettamente nella realtà odierna. In che senso? Nel senso, molto semplicemente, che il capitalismo ha permeato totalmente la realtà, sia il reale sia il simbolico. Il capitalismo ormai è diventato speculativo, come ho mostrato seguendo anche le analisi di Costanzo Preve in Minima Mercatalia, è speculativo nel senso che ha trasformato la realtà stessa in uno speculum, in uno specchio in cui esso si rispecchia costantemente. Il capitale ovunque guardi vede se stesso. La forma merce ha colonizzato integralmente il reale e il simbolico. I due movimenti complementari di intensificazione, di estensione totale del capitale e della merce, voi anche nella forma dell'onnimercificazione, tutto diventa merce, no? Quando Marx parla del capitale, del capitalismo, in Miseria della filosofia dice venne infine un tempo in cui tutto divenne merce, ecco, un capitalismo compiuto è quello in cui tutto diventa merce, a livello sia reale sia simbolico, sia di estensione sia di intensità. A livello di estensione abbiamo la globalizzazione, nome pudico per non dire l'invasione del mondo da parte della forma merce. La globalizzazione è il modo in cui la forma merce colonizza il mondo intero, in forme che spesso sono tutto fuorché idilliache, forme in cui il capitale, citando Marx, torna a grondare sangue e sporcizia dalla testa ai pori. Si pensi ai bombardamenti umanitari, sempre in nome dei diritti umani, ma in realtà segretamente volti a conquistare parti del mondo non ancora assoggettate al nesso di forza capitalistico. Globalizzazione, questa è la globalizzazione, voi anche il globalitarismo potremmo dire, un totalitarismo globale in cui il capitale domina e abbatte ogni frontiera, ogni confine fra ciò che è interno e ciò che è esterno al suo mondo. Ma poi il capitale domina anche in intensità, nel senso che la forma merce diventa il parametro assoluto di ogni mediazione simbolica, a tal punto che non riusciamo oggi più a pensare alcunché se non tramite la mediazione della forma merce. Faccio esempi molto concreti che utilizzo spesso. A scuola gli studenti sono valutati secondo un demenziale sistema di debiti e crediti. Nel lessico della vita privata si usa sempre più spesso l'espressione investimenti affettivi, per tacere poi dell'orribile espressione capitale umano, utilizzata dai manager come dagli intellettuali che si autodefiniscono critici, che è l'espressione che rivela come tutto, compreso l'umano, sia ormai diventato merce scambiabile sul mercato. Potremmo dire che la merce sia a tal punto impadronita dell'immaginario e del simbolico, l'ha a tal punto colonizzata che nulla più le si sottrae. Heideggerianamente noi siamo parlati dal linguaggio, nel senso che il linguaggio del mondo storico invaso dalla forma merce continuamente prende parola in noi tramite queste espressioni che rivelano l'avvenuto impadronimento della coscienza da parte della forma merce. Tutto ormai parla tramite il linguaggio della forma merce. Variando l'espressione di Kant, potremmo dire che come l'io penso, oggi la forma merce deve poter accompagnare ogni mia rappresentazione. Questo è il mondo assolutamente dentro il capitale. Capitalismo assoluto in questo senso, pienamente realizzato. Non è possibile ipotizzare ulteriori fasi di sviluppo del capitale, già che esso è pienamente realizzato nell'hic et nunc dell'odierna società dei consumi e del monoteismo del mercato. Ma poi capitalismo oggi è assoluto anche in una seconda accezione. Uso l'espressione assoluto in questo caso nell'accezione latina, absolutum, sciolto da.
Il capitalismo oggi è assoluto nel senso che è sciolto da ogni vincolo, da ogni limite, da ogni forma di resistenza in grado di disciplinarne e di tenerne a freno la dinamica di illimitata estensione a ogni ambito dell'esistenza e del pensiero. Il capitalismo, prima tramite il 1968 con la distruzione della cultura del padre e della cultura borghese che sia pure in forme contraddittorie sapeva far valere l'idea del limite, dell'etica, della religione, e poi tramite il 1989, tramite la dissoluzione della forza sovietica che aveva frenato, sia pure in forme contraddittorie, l'avanzata del capitale, il capitalismo diventa assoluto, non più controllato, non più misurato, non più limitato da nulla. Lo stesso processo oggi in atto in Europa di dissoluzione degli stati nazionali, nella forma del dominio eurocratico, della finanza internazionale che utilizza la moneta euro per asservire i popoli e per distruggere la sovranità degli stati nazionali, rientra esattamente in questo processo di assolutizzazione di un capitale che deve rimuovere anche lo Stato come forza in grado di limitarla, no? Il passaggio dalla modernità alla postmodernità forse può essere anche inteso come il passaggio dallo Stato moderno al mercato transnazionale non più disciplinato dagli Stati. Il capitalismo oggi è assoluto proprio perché non ha più vincoli, non ha più limiti, si impone in forma illimitata. La logica stessa del capitale del resto è quella della illimitata mercificazione, della illimitata economicizzazione del reale e del simbolico. E oggi questo si è pienamente realizzato nella odierna società dei consumi. In termini generali si potrebbe dire che questa mancanza di limiti e di conflitti contro il capitale si manifesta anche nell'assolutizzazione simbolica quale si manifesta ad esempio nella politica. Oggi è del tutto sbagliato pensare che il capitalismo sia di destra, come poteva essere a inizio Novecento. Oggi il capitalismo, proprio perché è assoluto, si realizza, si compie a destra come a sinistra e al centro. Più precisamente direi che a destra il capitalismo si riproduce economicamente, al centro si riproduce politicamente e a sinistra si riproduce nella cultura. In che senso? Nel senso che a destra domina l'orribile visione neoliberista della privatizzazione selvaggia e del laissez-faire globale, la deregulation. Tutto viene rimesso al mercato, rimozione del welfare state, privatizzazioni, anche beni un tempo comuni come l'acqua diventano privati e così via. Al centro si riproduce politicamente perché domina oggi su tutta la linea quello che il filosofo francese Étienne Balibar ha definito l'estremismo di centro, cioè solo partiti perfettamente interscambiabili di centrodestra e di centrosinistra, con annessa eliminazione delle ali estreme dello specchio elettorale, quelle in grado di far valere prospettive altre rispetto al capitalismo trionfante. A sinistra poi il capitalismo si riproduce nella cultura perché la cultura della sinistra dal 68 ad oggi è il luogo di riproduzione simbolica del capitale. Perché? Perché la sinistra dal 68 ad oggi, molto sinteticamente, porta avanti una cultura antiborghese ma non anticapitalistica, cioè una cultura contro l'idea della società del padre, della borghesia, del limite etico e religioso. Una cultura, cioè, che così facendo lavora direttamente per il re di Prussia, cioè per il capitalismo assoluto, il quale deve esso stesso eliminare la cultura del padre, della misura, della religione, dell'etica, di modo che la forma merce possa estendersi senza più limiti di alcun tipo. Il relativismo nichilistico della sinistra, che è antiborghese e ultracapitalista, si risolve esattamente in questa logica di neutralizzazione di quelle istanze borghesi che erano ancora in grado di limitare il capitale nel suo sviluppo illimitato. Oggi il capitalismo stesso diventa di sinistra culturalmente perché deve essere contro tutte le tradizioni, contro tutte le forme di misura e di etica, contro la cultura del padre. Diventa un capitalismo paradossalmente gauchiste, di sinistra nella cultura. Da questo punto di vista, se il capitale è assoluto, perfettamente realizzato, ciò non significa, si badi, che non c'è più niente da fare ed è stato bello sognare. Niente affatto, significa che bisogna modulare nuove strategie di conflitto contro il capitale. Bisogna riorganizzare le armi della critica e la critica delle armi, marxianamente. Bisogna, più precisamente, ripartire dal sogno di Marx di una società di giusta, di liberi e uguali, e da lì articolare una nuova critica integrale del capitalismo volta a
creare una ulteriorità nobilitante rispetto al capitalismo stesso. Occorre cioè riaprire una stagione di conflitto contro il capitale. Il conflitto oggi è il grande assente nello scenario politico, perché appunto le forze tradizionali, a destra come a sinistra, sono organiche al capitale. E per riaprire questa stagione di conflitto contro il capitale, il primo gesto da compiere sarà, potremmo dire citando Heidegger e Junger, andare oltre la linea, cioè superare la dicotomia destra e sinistra, perché finché si permane a destra o a sinistra si resta all'interno del gioco ideologico del capitale. Bisognerà ripartire da Marx e da un anticapitalismo militante, quella che Costanzo Preve chiamava la passione durevole dell'anticapitalismo, in grado di far brillare il sogno desto di un'umanità finalmente realizzata e fine a se stessa.